carissimi fratelli, sorelle, cosa rappresenta per te un invito? Un invito a cena? Un invito a dare un contributo? Forse un invito a scrivere? L'introduzione a un libro, l'invito a rendere un servizio alla fraternità. Cosa rappresenta questo per te? Forse ti senti onorato, ti chiedi, ma come mai si rivolge a me? Però può anche darsi che tu dica semplicemente no, non mi interessa. Vorrei raccontarvi un piccolo episodio che mi è capitato nel 2001, credo, sì, in autunno. Ero andato a Montreal per frequentare un anno l'Institut de Formation Humaine Intégrale. Vivevo con Pierre, con il provinciale. E dopo 2 mesi che ero a Montreal, mi invitò un fine settimana ad andare fuori, in foresta, allo chalet per i canadesi, è cosa di molto importante. Ma io non avevo tanta voglia di andarci. E ricordo molto bene che quando ogni settimana avevamo il gruppo di integrazione, e in questo gruppo di integrazione non si poteva mai raccontare teorie, bisogna sempre raccontare un fatto. Allora io raccontai, dico, sono invitato questo fine settimana a andare allo chalet, ma non so troppo bene cosa fare. E ricordo assai bene come la formatrice mi disse, ma ti sei chiesto cosa rappresenta questo invito per colui che te l'ha fatto? Perché? Perché io fino allora avevo pensato solo a me. A me non va giù, gli dico di no. E così mi ha aperto un orizzonte nuovo. Ma colui che ti invita, per lui, che significa? Cosa vuol dire? E allora capirete, fratelli, come Gesù scelga una situazione molto particolare quando racconta questa parabola. Chi è che invita? Un re. Non è l'ultimo venuto. E qual è la situazione? Le nozze di suo figlio. Questo significa un fatto che non si ripeterà più, unico, eccezionale. Ma gli invitati non se ne curano, dicono no. Addirittura, a un certo punto, fanno fuori anche coloro, i servi che sono andati a portare loro, a rinnovare l'invito. Cari fratelli, io credo non è il caso questa sera di ragionare sul fatto cosa voleva dire Gesù, quali erano i suoi interlocutori, la situazione, ma di ritornare su proprio il fatto noi. Cosa facciamo dell'invito? L'invito della campana, per esempio, la campana che chiama alla preghiera. Il mattino presto mi giro dall'altra parte e continuo a dormire. Ma chi è che chiama? Cosa significa per colui che ci chiama questo invito a iniziare la giornata con lui, per esempio? O a concluderla? Cosa significa per la fraternità che va alla preghiera e mi invita? Ma io posso immaginare che nel corso di questo anno, siamo appena all'inizio, no? Ci sarà l'invito ad assumere delle responsabilità, a rendere dei servizi. Forse dovremmo pensare, ma perché ha pensato a me?
allora io sono importante agli occhi di questo confratello. Allora voglio onorare l'invito che mi è stato rivolto. Ecco, Gesù parte da situazioni molto concrete per illustrare il regno dei cieli. Ma io questa sera vorrei poi continuare dicendo che anche come ministro generale, quando vado alla ricerca di fratelli per un servizio, non è che dico ti comando per obbedienza di fare questo. Generalmente invito, dico guarda, ho pensato a te, che ne dici? Oppure qualcuno mi ha detto guarda, quel fratello ha le qualità, parliamone. Allora questa sera vorrei ricordare una situazione di anni fa, ormai, no? 10 anni or sono, quando venne rivolto l'invito a questo nostro fratello, al nostro carissimo Federico, dicendogli che ne diresti di venire a Roma al Collegio Internazionale e per assumere il servizio di infermiere. Ed è stato un servizio delicato, perché voi sapete, tutto quello che tocca il corpo della persona tocca la persona, non solo il suo corpo. Quando uno si ammala, poi dipende dove si ammala, no? O una malattia che potrebbe, in un certo senso, essere causata da qualche comportamento che non è proprio lodevole. E non si condivide questo volentieri con tutti. Però con il fratello infermiere sì. E quindi, caro Federico, in questi anni hai accompagnato diverse situazioni, ti sono stati affidate delle situazioni anche molto delicate che tu hai dovuto così portare avanti con delicatezza, e lo hai fatto con molta delicatezza. E per questo il collegio, ma non solo il collegio, noi frati dell'ordine, tutti quelli che sono passati in questi 10 anni e che hanno avuto bisogno di essere portati da un medico, che avevano bisogno di poter raccontare ciò che stavano vivendo, te ne sono molto grati, e noi tutti te ne siamo molto grati per questo servizio che ci hai reso. Hai accolto un invito, hai corrisposto, e ora a noi non rimane che dirti grazie, grazie di cuore. Immagino che, almeno ho sentito che poi ci sarà un modo in cui la comunità del collegio sottolineerà con un momento di festa anche il grazie, che in questo caso è più che mai dovuto. Poi questa sera ho una lista di fratelli che hanno dato seguito a un invito. Io vorrei riprendere l'invito fatto a Francesco Neri, l'invito a essere di nuovo in collegio, non più come studente, e lo sei stato, no? Ma a ritornare in collegio per assumere la responsabilità del rettore. E quando si chiama qualcuno per assumere una responsabilità del genere, perché gli si fa fiducia, significa anche chiedergli di lasciare qualche cosa. E tu, caro Francesco, non è che abbia lasciato poco. L'insegnamento, le responsabilità nella facoltà di teologia. Però hai corrisposto, sei qui e noi te ne siamo infinitamente grati. E questa sera, così, pensando ad altre persone alle quali ho sottoposto un invito a un servizio, vorrei anche esprimere la gratitudine a Kilian. Gli abbiamo chiesto, oltre al fatto di essere insegnante presso l'Istituto Francescano di Spiritualità, per il corso poi del Master in Formazione, siccome ha una qualità quest'uomo anche di dire le cose, forse un po' scomode, ma di dirle,
con delicatezza e precisione, ho pensato che potrebbe essere un buon padre spirituale di questa casa, un accompagnatore spirituale. Evidentemente non per lasciarlo dentro sotto vetro, ma per andare da lui, per chiacchierare con lui, per comunicare con lui, per approfittare della sua ricca, diciamo, conoscenza ed esperienza. Grazie anche a te, Kilian, per aver accettato. E in questo collegio le tradizioni hanno una forza. Quando avevamo il caro Sisto, lui era accompagnatore spirituale, animatore liturgico e poi penso correttore e probabilmente anche estensore di molte tesi e tesine, no? Ora, trovare un frate che sia capace di espletare tutte questi servizi in un'unica persona non è facile, per cui siamo lietissimi che Gianfranco abbia accettato, lui studente e continuerà a studiare, guai se non lo facesse, però di mettere a disposizione un po' di quei suoi talenti, è proprio quello di essere animatore liturgico di questa fraternità. Grazie anche a te. Poi, chiaramente, se un fratello ci lascia perché ha portato a termine il suo servizio e si prepara per un altro servizio, va anche lui sostituito. E allora le sostituzioni sono, in questo caso, quando qualcuno è già in collegio, è più facile dirgli potresti fare questo servizio, quando invece bisogna andare a cercarlo lontano, bisogna prima chiedere il provinciale, insistere col provinciale, se poi il provinciale accetta, allora si va dal fratello, se il fratello accetta, allora ringraziamo già subito il cielo, dire guarda, ce l'abbiamo fatta. Anche a te Robert, grazie infinite per aver detto sì, per aver accolto questa sfida. Io so che ora Federico ti introduce perché ci sono i medici da conoscere, bisogna creare rapporti, relazioni, ma so che lo sai fare. Ecco, a voi fratelli che avete accolto a suo tempo l'invito, che lo accogliete adesso, un grande grazie. Ma a voi tutti, ancora una volta, quando ricevete un invito, non pensate soltanto a voi stessi. Pensate anche alla persona che vi rivolge l'invito. Provate a pensare cosa rappresenta per lui. E se Gesù ci dice che per l'invito a entrare nel regno dei cieli è l'invito a una festa di nozze, è l'invito che viene niente meno che da un re, allora non è cosa da poco. Amen.